Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti, ciao Teo Way, oh Russell Westbrook, ben arrivato, ciao Miki, ciao Lilfra, ciao Marco, ciao Farma e ciao Emil, come state? Come state? Oh, grande call, come stai? Bene, spero. Ragazzi, domani vado in ferie e chi si è visto, si è visto. Allora ragazzi, facciamo una piccolissima pausa pranzo, cioè piccolissima, solita oretta di pausa pranzo, perché insomma credo sia doverosa dopo la nottata del genere, e anche perché questo draft e lo scambio che c'è stato dal lab vaccinale addirittura, grande farma, lo scambio che c'è stato quindi di Russell Westbrook, ovviamente la strada per Lowry e DeRozan ai Lakers è ufficialmente chiusa. Dobbiamo capire dove potrebbero andare, che cosa potrebbero fare le altre franchigie, per esempio Golden State Warriors, che non sono riusciti a tradare le scelte e Wiggins prima del draft. Credo però gli sia andata parecchio bene, perché a sorpresa alla 7 riescono ad aggiudicarsi Jonathan Kuminga, che in realtà doveva sulla carta essere una top 5, ma si vede che non ha convinto molto alle combine dei giocatori pre-draft. Ovviamente parleremo della trade Russell Westbrook, tra un po' partirà un bel sondaggio per sentire cosa ne pensate. Parleremo brevemente, molto brevemente, della trade Ricky Rubio. Perché della trade Ricky Rubio? Perché... Aspetta, no, Sport Race, mortacci. Perché da un punto di vista tecnico non la capisco. Allora, Team Salary Cap, andiamo a vederci Minnesota Timberwolves. Così, ok. Da un punto di vista tecnico non è una trade che per Minnesota sa da fare, però c'è da dire che Minnesota probabilmente vuole liberare spazio salariale, perché Rubio prende 17 milioni e 8 che sono in uscita verso Cleveland, si prende il contratto in scadenza di Taurean Prince a 13 milioni, contratto che eventualmente è tagliabile, per cui insomma se riuscissero a inserire Beasley, qualcun altro, insomma, non lo so, magari Lowry e DeRozan a Minnesota, così la butto lì, impossibile, però chi lo sa. Allora, buongiorno Lucky, e poi ovviamente parliamo di draft, perché io avevo dato un mio mock draft ormai un mesetto abbastanza fa, dicendo ovviamente che il Cunningham alla 1, pensavo che Houston prendesse un lungo, Evan Mobley. In realtà probabilmente... Ah! Giusto. Ecco, ho mandato la notifica anche su Telegram. Era lì pronta, mi sono dimenticato di avviarla. Pensavo che Evan Mobley lo prendesse Houston, perché mancano lunghi. Ciao Emmer Paolo. E, diciamo, mancano lunghi di spessore, e c'è Christian Wood, ma a rotazione c'è solo Christian Wood sostanzialmente, e invece hanno preso Jalen Green, ciao Fausto, hanno preso Jalen Green, probabilmente anche qui dalle combine, dai test fatti è risultato probabilmente troppo più forte per essere passato alla 2. In ogni caso l'ordine di argomenti, si parte ovviamente con Russell Westbrook. Un draft un po' confuso, non saprei come altro definirlo, ci arriveremo. Ciao Zomorarolica, benvenuto, grazie per il follow. Allora, direi di partire con un bel sondaggio, perché ovviamente tifosi Lakers se ne saranno qui. Westbrook, grazie Teo per i 2 mesi assieme. I miei Spurs mi hanno fatto spaccare mezza stanza per aver preso primo.
Houston, comunque ha preso Sengun e Garuba che sono steal. È tutto da vedere che siano steal. Comunque occhio, perché le scelte degli Spurs non sono mai banali. Se hanno scelto alla 12 un giocatore che era da mock draft dopo la 40, i loro motivi ce li avranno. Allora, faccio un sondaggio semplice proprio. Westbrook ai Lakers, sei d'accordo? Che può voler dire tutto e voler dire niente, nel senso che poi magari in chat mi spiegate le vostre motivazioni del perché sì o del perché no. Sam James, grazie, 6 mesi assieme, bentornato. Russ, slegami tutto. Russ, slegami tutto. No, grazie per la sub, sia a Sam James che a Teo, grazie per la fiducia. L'hype train si avvicina. Abbonati, regala USA Bit in questo momento per far partire l'hype train. Vabbè, se volete, se qualcuno vuole abbonarsi, parte l'hype train o fare il tifo con i bit, sappiate. Allora, partiamo dall'argomento Russell Westbrook. Ciao Ricky. Argomento Russell Westbrook. Sondaggio attivo. Siete d'accordo? Grazie Isoga per il Prime, benvenuto, grazie per il supporto, ed è partito live train. Allora, Westbrook ai Lakers, scrivetemi la vostra in chat, faccio andare un po' il sondaggio per non influenzarlo con la mia opinione, perché non voglio, voglio leggere le vostre opinioni in merito. È una trade che ci sta da un punto di vista Lakers. Westbrook è il giocatore ideale per i Lakers. Non so, la trade secondo voi è stata buona? Dopo vi dico la mia. L'ho già detta per chi ha già visto il mio video su YouTube. Ho già detto quello che penso, però lo ripeterò anche qua. Allora, MR Paolo. Aspetta. Hollywood 33, no, perché attacca al ferro, serviva un tiratore, non mangia palloni. Bad vibes, ma sì, alla fine si passa dalle mattonelle di Kuzma a quelle di Westbrook. Emre Paolo, assolutamente sì. Uno, Russell e lei non avrà grosse attenzioni da parte degli avversari, vista la presenza del re del monociglio. Due, non c'è miglior leader per Russ di LeBron James. Tre, penso che possa far giocare di più LBJ da 3 e Anthony Davis da 5 nei momenti del bisogno. Da grande fan di Russ e tifoso Lakers, questo è Sam James, fit non perfetto per i Lakers, ma comunque un grande colpo secondo me. Sentire che i Lakers abbiano fatto un brutto scambio mi fa ridere. Ok, vabbè, insomma, chiaramente è tutto da vedere, nel senso, ovviamente Westbrook, ragazzi, ex MVP, 4 volte in tripla doppia di media in stagione, non stiamo parlando di un brocco, ecco. Russ ai Lakers è un po' un suicidio fatto per il piacere del fare l'all-in. Con lui e LeBron James in campo non ci sono spaziature, in difesa non ne parliamo e soprattutto blocca completamente il cap, non permettendo altre vie, magari cambia completamente gioco come ha fatto Harden ai Nets e va a finire bene. Staremo a vedere. Per LA come città di spettacolo ci sta alla grande, da un punto di vista tecnico mi sa di Lakers 2004. Vasco, questo era Farma, Vasco è un buon trio, anzi fortissimo, ma ora come completano il roster? Dopo ne parliamo. Lil Fra, per padre mi caga? Sì, ti cago. Vabbè. Lo prendi per il niente, quindi ok, però come fit male. Ricky Mura. Russell Westbrook, fidatevi che tiro bene, raga. Rassi, chissà che su 3 non ce ne sia almeno uno sano sempre. Ok, sì, perché LeBron e Davis, dici, sono cagionevoli. Beh, LeBron, oddio, si è fatto male quest'anno, è per sfiga. Secondo me Washington doveva chiedere di più, serviva un giocatore che liberava spazi e tirava. Ok, padre... La prego di cagarmi la domanda. Non l'ho vista la domanda, riscrivila. Sono rimasto indietro con la chat perché sto leggendo tutti, perché voglio sapere la vostra su Russell Westbrook ai Lakers. Io sono contento per Russ perché avrà la possibilità di giocare per una contender.
A parte questo, il fit ovviamente è pessimo per spacing e percentuale al tiro, si dovrà comunque valutare il roster. Una volta finita la free agency, i Lakers dovranno puntare solo a 3&D, anche se non so quanti abbordabili e disponibili ci saranno. Helicopter Adam, Russ e lei sposta poco, in ogni caso a giro si rompono tutti, quindi giocheranno poco assieme. No, no. Il porta sfiga. Emil, ti dico solo questo, i Lakers sono hard cappati, a pochi milioni dalla luxury hanno 4 giocatori a roster. LeBron, uno zoppo, uno che prende 47 milioni il prossimo anno per fare statistiche e sparire playoff, e quel cadavere di Davis. Con 4 morti una stagione non la fai. Non c'è anche Gasol. Non c'è anche Gasol, non c'è anche Markieff Morris, no? Tra l'altro hanno esteso la qualifying offer per tale Norton Tucker, quindi possono pareggiare qualsiasi offerta sulla carta. Non so se poi a livello di normativa NBA possano, anche se vanno oltre la luxury, cioè vanno in luxury. Free agent tiratori ora, ma scusa, cosa ci guadagnano i Wizards? Poi si sono messi a fare volontariato, questo è un altro paio di maniche, dopo magari ne parleremo. Amo Russ, ma non è troppo orgoglioso per fare la terza scelta offensiva, forza troppo, troppo poco lucido, faranno pena, si spera, ovviamente da non tifoso Lakers. Carmelo arriva al minimo, Carmelo, Westbrook, Anthony Davis, LeBron, molto probabile, secondo me Carmelo Anthony è un veterano che arriva al minimo, secondo me un altro veterano che può arrivare al minimo è Paul Millsap, però non c'è nessun rumor, quindi insomma vediamo, è un nome che sto pensando io, che ho nella mia testa. Mentre mangio pasta dopo 2 mesi, le volevo chiedere una cosa. Lei fosse nei Warriors, terrebbe le scelte o le traderebbe? Ci arriviamo dopo ai Golden State Warriors, eh? Ci arriviamo dopo. Franz, ti ho visto che hai evitato il mio commento per il porcone. In Veneto è reato quello che hai fatto. Sì, è vero, però tento di tenere un profilo basso, ecco. Ok, me lo segno. Keon Johnson ai Clippers alla 21. Sarà, è che i Clippers senza Kawhi tutto l'anno. Secondo me l'unico motivo per cui l'han preso è per far riposare gli altri due in regular season, data l'età di LBJ ed Anthony Davis sempre morto. Questo è Lucky. Franz Massa, Westbrook non lo vedo bene ai Lakers servono tiratori. L'unico che avevano hanno mandato via KCP. Non so se ci sia ancora... Andiamo a vedere un attimo il salary cap dei Lakers. Credo sia rimasto coso. Ah no, sono tutti andati via. Ah, cioè, ci sono ancora i 5 milioni di Luol Deng. Molto bene. Ci sono ancora i 5 milioni di Luol Deng. Va bene così. Comunque c'è ancora Marc Gasol al minimo, per un altro anno. C'è Alfonso McKinney. Staremo a vedere. Allora, non avrei dato KCP però, allora già hanno dato poco, senza KCP praticamente sarebbe stato un furto a mano armata, poi con il salario di KCP che hanno rinnovato a 13 milioni non ci sarebbe stato, dovevano mettere per forza Kuzma, KCP e Harrell. Io ci vedevo meglio DeRozan tutta la vita, tra l'altro Harrell potrebbe anche, non so se adesso può non esercitare la sua player option ed essere free agent, potrebbe benissimo farlo, credo. Perché entro il 1 agosto, quindi entro 2 giorni, probabilmente Harrell non esercita la player option e diventa free agent. Gasol è lo zoppo. Ah, ok. Triple doppie di Russ e LeBron insieme. Ciao, Scole. Allora. Sì, però hanno preso Giddy e hanno lasciato Kuminga, che insomma, comunque... Boh. Ciao Simon, grazie per il follow. Ah, ok. Vabbè, ma allora posso dire... Non lo so, vabbè, adesso andiamo più ad addentrarci nelle due nuove squadre. Raga, io dico, grattandomi i coglioni, Clay torna male, forse sarà in forma ai playoff, 50 euro su Moses Moody, Rookie of the Year, madre. Grazie per il follow anche a Franz Massa. Evan Mobley, nuovo Anthony Davis, nel senso che si fa male sempre. allora, sto un po' saltando. Salary cap dei Lakers, Anthony Davis, LeBron, Westbrook, 120 milioni. Oh, ragazzi, che vedevo di.
Tra l'altro sono tutti e tre, anzi no, LeBron e Russell Westbrook scadono insieme, mentre Anthony Davis ha un anno in più di contratto. La presa di Russ costringe Anthony Davis a stare fermo in un angolo, a tirare, sprecato, oppure hanno capito che è cristallo e meno contatti subisce meglio è? Oddio, tanto sarà costretto a giocare da 5 nei playoff, eh? Grazie per il follow a Youth. Ha esercitato, ok? Sì, sì, giustamente, giustamente. Il secondo scelto da Golden State è un play, te lo può dire Lil Fra. Sono rimasto indietrissimo con la chat, ragazzi. Westbrook non può prendere meno, non può calare con i 44. Oddio, non credo. A meno che non venga spalmato il contratto su più anni, un po' come ha fatto... come si chiama? Come ha fatto... Steven Adams ai Pelicans l'anno scorso, ma non penso che abbia un senso. Sarà un all-in per quest'anno. Che cazzo serve Davion Mitchell a Sacramento? Bella domanda, davvero, me lo sono chiesto anch'io. Allora, il sondaggio è finito. Il 56% di voi non è, diciamo, non è d'accordo. Comunque dice che questa trade Westbrook per i Lakers non era necessaria, non è stato il massimo. Allora, avete praticamente detto un po' tutto voi, nel senso, spaziature si vedrà. Quello che è certo è che a differenza dell'anno scorso e di 2 anni fa e di 3 anni fa, LeBron James può permettersi di riposare, di giocare meno e riposare in regular season. Russell Westbrook è uno che in regular season probabilmente verrà usato molto di più, forse anche a livello di minutaggio più di LeBron in regular season. E altro discorso Anthony Davis. Altro discorso è Anthony Davis. C'è da dire che quando un giocatore come Westbrook, così come è successo a Harden, arriva in una franchigia in cui praticamente sono loro due, le Nets e Lakers, le favorite per il titolo dell'anno prossimo, tendenzialmente sono giocatori che mentalmente riprendono anche a difendere. Westbrook, prima di essere Westbrook, era un grande difensore, un grandissimo difensore. Uno che può tenere contro tutte le guardie, ali piccole, playmaker di qualsiasi altra squadra. Si è un po' adagiato sugli allori perché era l'unico, il dio supremo nelle squadre dove ha giocato e quindi in difesa si riposava. Io credo che ai Lakers Westbrook possa ritornare ad essere un grande difensore e possa soprattutto far respirare molto LeBron in regular season. Ricordiamoci che le date sono già uscite, saranno 82 partite, quindi si torna al formato classico, si inizia a metà ottobre circa, sono 82 partite, LeBron è reduce da un'annata, da due anni in cui praticamente non ha mai smesso di giocare, mo si riposa, però l'ha detto anche lui che non potrà mai più tornare al 100% in vita sua, però insomma, hanno preso un giocatore che tendenzialmente negli ultimi anni è stato abbastanza sano fisicamente, a parte l'inizio di quest'ultima stagione, ma tendenzialmente è stato abbastanza sano e soprattutto, ragazzi, un amico. Cioè, le logiche dei fit, delle trade, ormai si va molto ad amicizie, parliamoci chiaro. Cioè, Westbrook è molto amico di LeBron, di Anthony Davis, alla fine hanno fatto la trade e se lo sono portati lì. Fatto sta che, secondo me, fit o non fit, l'arrivo di Westbrook ai Lakers è un forte deterrente per tutte le altre squadre, Golden State compresa, a fare dei movimenti di mercato. Perché vedono due squadre, Nets a Est e Lakers a Ovest, che sono effettivamente due super team in tutto e per tutto. Adam Silver cambierà ancora le regole del gioco, tipo si giocherà con tre palloni. Guarda, si era detto la stessa cosa anche dei Nets. Se
Sì, beh. Parliamo dopo del draft e mantieni questa domanda su Franz Mo Wagner, perché su Orlando sono rimasto stupito di un'altra cosa, non dell'arrivo di Franz Wagner, ma della scelta di Jalen Suggs, sinceramente. È vero che se non te lo sceglie Toronto, non puoi non sceglierlo. Però, cazzo, hai appena dato le mani della franchigia in mano a Cole Anthony e prendi un giocatore nel suo stesso ruolo al draft. Vabbè. Tornando alla domanda di prima, io terrei le pick, poiché un quintetto in ottica playoff con Klay tornato, Steph, Klay, Wiggins, Kuminga e quel cesso di Draymond, se si vuole andare small ball, se no Draymond da fake 5 con Wiseman nel dunky spot e Jonathan dalla panca, e poi come quintetto di backup, Nico, Poole, Moody, Kuminga, madonna mia sta chat. Se non parte starter, qualcuno, Wiseman, se non parte starter, Looney, comunque sì, sono fan di Kuminga e sto godendo da stanotte. Esatto, allora l'altro, dopo parliamo anche di questo, l'altro lato della medaglia è che i Lakers effettivamente hanno dato sporcizia, pattumiera, cioè. Per arrivare a un giocatore come Westbrook, ex MVP, 4 volte in tripla doppia di media in stagione, hai dato solamente Kuzma, Harrell e KCP. Cioè, rendiamoci conto che in condizioni normali, questo sarebbe stato un furto a mano armata, e la scelta 22, sarebbe stato un furto a mano armata dei Lakers. Cioè, oggettivamente. Hanno fatto un furto. Cioè, per quello che hanno dato, non puoi non prendere Westbrook. Per quello che hanno dato. Non era tutto in mano a Ross a Orlando? Io spero che Ross possa andare via. Spero che Ross possa andare via. Sinceramente. Effettivamente, non prendendolo nessuno, non puoi non prendere Suggs. Piuttosto usi o lui o Cole per fare trade, che comunque c'è valore. Sì. È vero, cioè a quel punto io penso siano stati fregati dai Toronto Raptors. Ciao Pep Squad, benvenuto, grazie per il follow. Drummond resta? C'è anche da capire Andre Drummond. Il fatto è che i Lakers adesso possono firmare praticamente solo al minimo. Non so se abbiano mid-level exception, tutte quelle menate lì. Vediamo, vediamo. È chiaro che debbano farsi una squadra di veterani al minimo, sostanzialmente. Westbrook non accetterà di essere la terza opzione, anche per questo non lo vedo bene. Non lo so, Franz, anche di Harden si era detto ai Nets, però si è adattato. Cioè, alla fine Westbrook ha 32 anni e anche lui credo sia arrivato al momento, allo stato mentale del vaffanculo, costi quel che costi, magari non andrò in tripla doppia di media, o magari ci andrò tipo con 12 punti, 10 rimbalzi, 10 assist. Non più con 25 punti di media. Cioè, oggettivamente, anche se ribadisco, in regular season, secondo me, chi vedrà le proprie statistiche scendere molto perché giocherà molto meno sarà LeBron James, per me. Hanno la mid level, ok, quindi hanno effettivamente possibilità una minima possibilità di spesa ancora. Drummond e Schroeder fuori dal cazzo e prendono qualche tiratore. Su Drummond io non lo darei totalmente fuori dal cazzo, te lo dico. A quanto è dato DeMarcus Cousins ai Lakers? Ecco, altro veterano, altro giocatore al minimo. Cousins potrebbe tornare. Secondo la trade Lakers è una win-win, nel senso un win per due per loro. Guarda, non sottovalutare, nel senso che Washington magari farà anche qualche altro movimento, non lo so. Vediamo, buon pomeriggio e Simmons per Lillard waiting room. Oddio, se Lillard andasse a Filadelfia avremmo un altro super team e via. Grazie per il follow, Kevin Fusto. Buon pomeriggio, allora ieri lo streamer ha detto che può arrivare DeRozan in mid-level exception. Secondo me DeRozan va con Lauri da qualche parte. Adesso vediamo la situazione di Filadelfia. Vediamo la situazione di Filadelfia. Perché. No, secondo me a questo punto Lauri DeRozan a fila non lo escludo. Non lo escludo. Secondo me andranno a giocare assieme da qualche parte. Io penso che Anthony Davis e LeBron avranno parlato con Westbrook e sicuramente troveranno la squadra.
la quadra, scusami. Sì, sicuro, Peps, sicuro. Non sono stupidi, non sono stupidi. Per quanto possa sembrarlo, Russell Westbrook non è un idiota. Per me veramente avremo a che... Se rimangono sani, insomma, sarà un bel vedere. Chi difende ai Lakers? Guarda, Mick, si dice la stessa cosa dei Nets, ma quando arrivi in squadre del genere e sei alla tua ultima chance di anello, difendi. E Westbrook, se difende, è un gran difensore. Grande difensore. Perché Simmons potrebbe essere parte fondante di un super team? No, no. Però intendevo, se Lauri DeRozan dovessero andare a Philadelphia, ovviamente previa trade Ben Simmons, a Philadelphia sarebbe strutturata assai bene per essere un incomodo pesante est contro i Nets. Poi comunque ci sono anche i Bucks lì pronti. Perché DeRozan dovrebbe accettare una mid-level quando può chiedere il massimo? Perché l'ha dichiarato Young Bull. C'è stata un'intervista di DeRozan qualche giorno fa che dichiara che è giunto il momento di andare a vincere l'anello da qualche parte e quindi rinuncerà a dei soldi per provare a combattere per l'anello. Se Simon si facesse vedere sarebbe bello. Vabbè, che ieri l'ho visto a Riccione al bagno 43. Vabbè. Fatti una foto insieme a Simmons a Riccione. Comunque hanno visto Jokic a Ferrara, perché non Simmons a Riccione? La free agency inizia il 1 agosto e il 2 o 3 agosto. Entro l'1 agosto bisogna esercitare le player option. Quindi entro domani sera sapremo della player option di Chris Paul. O se non la esercita, perché lui ha detto che non la esercita. Sapremo soprattutto la player option di Kawhi Leonard. Pare che rimarrà ai Clippers, però insomma, fino a che, quando passerà, se non la esercitano entro il 1 agosto, sono ufficialmente unrestricted free agent. Sì, anche secondo me Young, io dicevo, secondo me DeRozan magari si accontenta di meno, non di così tanto meno, ma diciamo tra i 15 e i 20. Però se accetta una mid-level ai Lakers... Alla sua età, DeRozan come Westbrook ora è Harden a gennaio per provare a vincere. Alla sua età, DeRozan. Credo abbia 31 anni, DeRozan. 30-31. È più giovane di Westbrook. Quindi, insomma... Simmons sta a casa sua, a LA, pagata tipo 18 milioni. A tirare da 3. Simmons è il billionaire, molto bene. Simmons è ufficialmente nella stanza dello spirito del tempo, anche secondo me. Allora, ehi Franzi, giocatore NBA che si ispira a Rocco Siffredi. Cos'è una freddura? Oh madonna. DeRozan ad Atlanta. Oddio. 32, sì. Beh, 31, 32, ok. Lo so che i tifosi Lakers volevano un altro numero 0. Sì, probabilmente sarebbe stato meglio. Sarebbe stato meglio l'altro numero 0, però vabbè, insomma, oh, i Lakers, guardate che hanno veramente sacrificato ben poco i Lakers per prendere un giocatore come Westbrook, indipendentemente da tutto. Pep Squad, dire che difende i Lakers con LeBron, ok, a 37 anni, però i playoff potrebbe impegnarsi, Westbrook ed AD, praticamente Defensive Player of the Year. Due anni fa è un po' senza senso. No, ma i Lakers sono sempre... E tra l'altro sono di fatto una delle migliori 2-3 squadre difensive dell'NBA. E Westbrook fisicamente è un gran difensore, ribadisco. Quindi la testa fa molto in questi casi e non ho dubbi che Westbrook si metta a difendere. Magari scambio Westbrook-Irving, così si riuniscono Durant, Harden e Westbrook. Sì, non succede. No, impossibile. Ciao Zeko, buongiorno. I Lakers prenderanno il numero 00, è vero. Quindi diciamo che il quintetto Lakers potrebbe essere Westbrook, LeBron da 2, Carmelo da 3, Anthony Davis da 4 e Marc Gasol da 5. Praticamente un ospizio, un ospizio ragazzi, una casa di cura, però talento ne abbiamo. Pensieri sul futuro di Bill, dopo parliamo un po' di tutto. Lillard a questo punto, io, allora, ci sono
chiudiamo il capitolo Westbrook. La maggior parte di voi dite che comunque il fit non è ideale a livello di spacing, soprattutto offensivo. Sono abbastanza d'accordo, a maggior ragione se Drummond dovesse rifirmare, cioè proprio spacing della Madonna. Però insomma, tant'è. Westbrook, LeBron, Anthony Davis, molto probabilmente faccio, dai, vi do un 95% Carmelo Anthony, Marc Gasol e poi tutto il resto è da vedere. Per me potrebbero provare a costruire la squadra più vecchia della storia NBA, cioè media età 35 anni. Comunque, finché c'è LeBron, finché c'è LeBron, il tuo obiettivo è comunque il titolo, quindi ci sta. Allora, chiuso il capitolo Westbrook, poi se viene in mente qualcos'altro magari lo riprendiamo. Parliamo dell'altra trade della notte, molto rapidamente, perché è una trade che da un punto di vista tecnico, soprattutto per Minnesota, non serve a una bene amata. Ma dal punto di vista di Cleveland si prendono Ricky Rubio. Quindi Rubio a Cleveland e il Trecina, madonna mia. Taurean Prince a Minnesota. Allora, Rubio veniva a 17-8 e lato Minnesota è stata una trade per liberare probabilmente un po' di spazio salariale. Minnesota l'abbiamo vista attiva sul mercato, molto attiva nel tentativo sia di arrivare a Ben Simmons, sia un mezzo tentativo per Danilo Gallinari. E hanno liberato un po' di spazio. Secondo me Taurean Prince non rimarrà a lungo tra le file dei Minnesota Timberwolves. Certo è che insomma, l'unica merce di scambio, dal momento che non vogliono cedere né Edwards né Russell né Towns, è sostanzialmente Malik Beasley. Poi c'è Juan Hernan Gomez, Jarrett Culver può avere un po' di mercato, o Naz Reid, che però prende la miseria. Aspettare ancora almeno 5 anni. Ma dai, alla fine abbi pazienza con OKC, non credo serva altro se non pazienza. Comunque, win-win per me Rubio Prince. Allora, sì, ci sta. Io dico, lato Cleveland, sicuramente prima dell'inizio della stagione verranno ceduti sia Sexton che Kevin Love. Molto probabilmente con l'arrivo di Evan Mobley lasciano libero Jarrett Allen, per cui, insomma, adesso c'è a vedere, c'erano i Raptors su Jarrett Allen, da quello che ho letto. Però probabilmente Jarrett Allen non verrà confermato a Cleveland, perché insomma sarebbe folle aver preso Evan Mobley e avere già Allen a roster. Non credo che vadano Mobley da 4 e Allen da 5, sinceramente. Io penso che Allen lo lasceranno andare. Sponda Minnesota, Mo, D'Angelo, Karl-Anthony Towns, Anthony Edwards e... non lo so, a questa squadra cosa manca? Manca un playmaker di ruolo, probabilmente, perché D'Angelo Russell non è un playmaker, è più una shooting guard, secondo me. E una guardia. No, un numero 4. Boh, squadra interessante, manca il cervello, manca la franchigia, ok, ci siamo d'accordo. Però, insomma, io non ci sputo sopra, perché secondo me, ribadisco, Minnesota fa qualcosa prima dell'inizio della stagione. Fa qualcosa. Voci più attendibili di me dicono che Allen Mobile siano compatibili. Allen e Mobley. Sì, Fabio, però nella NBA di oggi... boh. Giocare con due lunghi nella NBA di oggi, due lunghi più o meno puri, 2-7 piedi. Allen non esce dall'area.
Mobley magari un po' di più, però. Lauri e DeMar DeRozan a Minnesota. Allora, io sono free agent. Io non credo che siano così folli, sinceramente, per andare, di andare a Minnesota. Cioè, io se potessi scegliere in Lauri e DeRozan, punterei Philadelphia, oggettivamente. Lauri perché c'è nato e cresciuto a Philadelphia e vuole tornare a Philadelphia. DeRozan perché semplicemente è amico di Lauri. E comunque serve una shooting guard a, a Philadelphia, perché hanno giocato con Seth Curry, per cui insomma avere un quintetto Lauri, DeRozan, Tobias Harris, Joel Embiid e metteteci un Matisse Thybul lì in mezzo, sia difensivamente che offensivamente è una discreta squadra, eh. Poi magari DeRozan non ti dà le spaziature che ti dà Seth Curry, anche se quest'anno ha tirato parecchio da tre a, a San Antonio, però insomma butta via, secondo me sarebbe una squadra addirittura strutturata difensivamente per poter dare molto fastidio ai Nets, molto fastidio, perché Thybul, braccia lunghe su, su KD, ma anche lo stesso Tobias Harris può provarci, Lauri su, su Kyrie Irving o su Harden, insomma, Embiid, insomma io non la butto via a Philadelphia dovesse veramente portarsi dentro Lauri e DeRozan, quindi stiamo attenti insomma alla situazione in Philadelphia. Domani parti? Sì, domani dopo pranzo parto e vado in ferie, ragazzi. Farò le live dal, dal bungalow. Minnesota fa qualcosa? Fa una boiata. Severo ma giusto. Severo ma giusto. Allora, i Timberwolves stanno tankando da quando KG se n'è andato. Praticamente sì, anche se gli anni in cui c'erano... avevano scelto Karl-Anthony Towns, c'era Wiggins, più Lavin, sembrava che potessero risorgere. In realtà lì c'è proprio qualcosa dalle, nelle fondamenta che non va. Comunque, Franz, hai sentito le dichiarazioni di Bobby Webster, per cui fondamentalmente vogliono rendere i Raptors una squadra di 5 OG Anunobi positionless? Contenti loro. Comunque, OG Anunobi, cioè anche, anche Siakam volendo è un positionless. È che sono troppo bassi per difendere contro i, i lunghi, grossi. Se Lauri e DeRozan vanno a fila, i Nets non mi fanno poi così paura. Possono giocarsela alla grande. Anche secondo me. E poi comunque c'è anche Milwaukee, eh. Quindi. Minchia, io parto stanotte alle 3. Buon viaggio. Dove te ne vai, Franz? A Bibione, qua vicino. Siccome sono stato in vacanza, non ho seguito nulla ultimamente. La Lega Sabba che punto è? La Lega Sabba, ragazzi, finisce stasera. Stasera live, ore 21.30, Lega Sub, semifinali, finali di conference e finali NBA. Sì ragazzi, questa sera siamo di nuovo live qui. Franz sotto l'ombrellone, lo stream dell'estate. Allora, comunque Kate Cunningham si ispira a Rocco. Cunningham, oh madonna, oh madonna, oh madonna, oh madonna. Allora... esatto, Young Bull TW, volevo arrivare lì. Entriamo nel draft. Lasciamo un attimo da parte le prime tre scelte. Io avevo fatto, ragazzi, come praticamente tutti, uno più uno con i Raptors. Cioè, perdono Lauri, chi vai a prenderti al draft? Il playmaker più pronto e primo disponibile. Ovviamente Jalen Suggs. Come mai abbiano scelto... non abbiano scelto Jalen Suggs... e abbiano preso Scottie Barnes, è una cosa che non riesco a di cui non riesco a capacitarmi. Ve lo dico chiaramente. Hanno lasciato Jalen Suggs e sono ufficialmente senza playmaker, a meno che non si fidino a tal punto di Malachi Flynn, che è il rookie che avevano preso l'anno scorso, che in assenza Kyle Lowry e Van Vliet sul finale di stagione ha fatto grandi cose, ha messo grandi statistiche, non è un playmaker purissimo, però, insomma, oppure Van Vliet playmaker, insomma, anche quello. Però, sinceramente, io avrei preso Jalen Suggs.
Van Vliet secondo me non è un playmaker, però ribadisco, Malachi Flynn mi ha fatto una grande impressione sul finale di stagione ai Toronto Raptors l'anno scorso. Quindi Flynn, Van Vliet può essere la coppia di playmaker, Gary Trent verrà rifirmato, quindi shooting guard, c'è Siakam, c'è Anunoby, c'è Scottie Barnes, c'è in teoria Aaron Baines. Non sono una squadra che possa ambire a chissà cosa, però insomma io sinceramente 1 più 1 l'avrei fatto, avrei preso Jalen Suggs. Hanno preso Scottie Barnes. Scottie Barnes che tipo di giocatore è? Prendo le parole di del buon Simone Teddy, è un tuttofare, è un tuttofare. Vediamo, vediamo. Sicuramente non hanno un futuro, non hanno un presente roseo i Raptors, a meno che non si muovano per acquisire qualcuno. Ma oggettivamente adesso come adesso, tra l'altro non sanno nemmeno ancora se giocheranno a Toronto o a Tampa Bay, quindi... Flynn mi ha salvato il culo a Dunkest l'anno scorso. Insomma, Flynn ha fatto un bel finale di stagione. Si dice che Scottie Barnes abbia dimostrato miglioramenti pesanti nel tiro durante gli allenamenti, cosa che ha spinto sia Orlando che Toronto a renderlo la loro priorità. FB Ezekiel. Vero. Però, sinceramente, Jalen Suggs, per quello che ha dimostrato nel torneo NCAA, proprio come leadership, come... playmaking, è difficile, è stato difficile secondo me non sceglierlo alla 4, però vabbè, ci sta. Sì, abbiamo già troppi nani a roster, Flynn e Van Vliet, Barnes comunque un play alla fine del 6-9, sì, no, ok, poi c'è sia Kaman, Unobi e Aaron Baines, insomma, ci sta. Si parlava addirittura di Jarrett Allen ai Raptors, a dire la verità. Cosa fanno i Cavs con Allen? Secondo me lo lasceranno andare. Brody ai Lakers paura? Beh sì, nel senso sulla carta sì, e soprattutto hanno dato via nessuno praticamente per prendersi Westbrook, quindi dovevano farlo. Per i Raptors non sarebbe meglio disfarsi di Siakam e iniziare a tankare? Questa è una buona opzione, Ice Jova. E io credo che i Raptors qualcosa muoveranno prima dell'inizio della stagione, per qualcosa intendo Siakam, perché l'anno scorso non ha reso come avrebbe dovuto e soprattutto è entrato spesso in conflitto sia con la società che con l'allenatore. Io credo che se dovesse arrivare l'offerta giusta, Siakam partirebbe. Hai visto i men? No, non mi piaceva. Tra 15 anni si parlerà di Suggs come nuovo Chris Paul, massimo 17-18 punti per partita, ma 9 assist. Vedremo. Ciao Omka, grazie per il follow. Franz, segnati le mie parole. Steal of the draft, Luca Garza dei Pistons alla 52. Allora, è uscito, ho letto un articolo l'altro giorno sul perché Luca Garza, che è stato il miglior giocatore a livello collegiale degli ultimi almeno 2 anni, sia completamente snobbato da tutti, semplicemente perché è già troppo vecchio per i canoni NBA. Ha fatto 4 anni al college, 22 anni, è dimagrito tanto da quello che ho visto. Luca Garza è uno che al college stradominava, in NBA potrebbe essere uno di quei giocatori prontissimi da subito. Soprattutto a Detroit, dove sostanzialmente non c'è l'ombra di un lungo, perché Mason Plumlee è stato ceduto. Mason Plumlee, dove cacchio è andato così? Mason Plumlee è andato a Charlotte. Quindi, di fatto Luca Garza potrebbe anche partire titolare ai Detroit Pistons, per quel che mi riguarda. Anche se c'è Isaiah Stewart, Jeremy Grant... Josh Jackson, Sadiq Bey, Cade Cunningham ovviamente. Secondo me Garza potrebbe essere pronto da subito. Pronto da subito. Il fatto è che non credo, o almeno in molti, non pensano che possa avere dei grandi margini di miglioramento. Per cui metti l'età, 22 anni, e non grossi margini di miglioramento, e la scelta cala. Di fatto hai già perso, rispetto a quelli che scegli a 19 anni, hai già perso 3 anni di carriera, se scegli uno come Garza.
Davion Mitchell e Kispert hanno 22 anni, sì, ma maggiori margini di miglioramento, Nico Suave. A livello atletico, a livello tecnico, sono più plasmabili. Invece l'idea che dà Garza è di essere arrivato, cioè di non poter fare più di quello che già fa, capito? Questo è quello che voglio far capire. E Suggs prima del college giocava sia a football che a basket, a Minnesota ha vinto... Sì, tanti in realtà, Heretic Bill, la storia diciamo è piena di gente che giocava sia a football che a basket, tipo Allen Iverson, ma anche lo stesso LeBron, che non è andato al college, ma all'high school giocava entrambi gli sport. Charlotte 2 di lungo, Plumlee Biombo. Vabbè, ma poi c'è PJ Washington, mano, dai su via, che è un numero 4. Cosa ne pensi del turco scelto? Non penso, bisogna vederli all'opera, sti giocatori. Ma non è rischioso, anche tanti giocatori del passato arrivavano da adulti e miglioravano comunque tanto. Sì, allora Silent, anche Wade è arrivato che aveva già 22 anni, mi pare. Anche Tim Duncan, credo. Non vorrei dire una scemenza, mi pare anche Duncan. Però sì, allora Garza lo avete presente tutti. David Robinson, vabbè, ma un tempo diciamo tutti arrivavano dopo i 4 canonici anni al college. Diciamo in epoca più o meno recente, che poi abbiano avuto un impatto clamoroso in NBA, io ricordo Dwayne Wade, più avanti è raro, ormai ci sono tanti troppi one and done. Wade 20 mi sembra fece 2 anni, non so, credo 21 anni, forse fece 3 anni, 2 o 3 anni al college. Comunque, let's talk about Warriors, ok. Allora, passiamo al capitolo Warriors. Allora, i Golden State Warriors alla fine hanno scelto. Andiamo a vederci qua un po' di informazioni, così ce le ho sott'occhio e evito di dire castronerie, visto che ne dico già abbastanza. Di Banchero, che mi dici? Top 3 del prossimo draft, e alcuni dicono numero 1 addirittura. Bisogna vederlo al college quest'anno a Duke, nell'ultimo anno di Coach K alla guida dei Blue Devils. Avrà una marea di pressione, Banchero, quest'anno sulle sue spalle. Lillard, per esempio, scelto nel 2012, ha 31 anni, Giannis nel 2013 ne ha 26. Sì, cioè conta anche quello, allora, non sto seguendo il mercato della LBA, mi dispiace, Pera. Allora, Golden State. Allora, andiamo a vederci un attimo qua. Allora, i Golden State Warriors, secondo me, hanno avuto un culo più o meno calcolato, non so quanto calcolato, ma calcolato, di aver pigliato Jonathan Kuminga alla 19, sì, alla 19, alla 7. Buddy Hield dai Lakers è confermato? No, non ci va Hield ai Lakers. Buddy Hield ai Lakers era una delle ipotesi, però le merci di scambio sarebbero sempre stati Kuzma, KCP e al massimo Harrell. Quindi dal momento che sono andati a Washington, Buddy Hield rimane dov'è? A Sacramento. Allora, i Golden State Warriors hanno avuto, secondo me, la gran fortuna che nessuno abbia scelto Kuminga prima di loro. Ringraziamo che sia Orlando, esatto. Beh, Orlando non poteva non scegliere Jalen Suggs, oggettivamente. È che Scotty Barnes ha scalato le gerarchie di questo draft e soprattutto che sia scelto Josh Giddey al posto di Kuminga. Kuminga, alla piccola, alla grande, nel basket moderno, era proprio il posto che serviva a livello di ruolo in campo, che serviva a Golden State. Madonna mia, questa voce automatica. Yield e Lakers ci va perché fanno sign and trade con Schroeder. E basta Schroeder? Cioè,
basta Schröder per prenderti Buddy Hield? C'era anche Kuzma nel pacchettino. Io non credo che i Sacramento Kings con De'Aaron Fox vadano a pigliarsi Dennis Schröder in sign and trade e sacrifichino Hield, Emil. Cioè, a questo punto io metterei... Cioè, c'è la mafia. Perché se i Kings si pigliano Schröder e hanno già Fox e Haliburton e cedono Hield, sono dei coglioni e c'è la mafia. Cioè, oggettivamente. Comunque, dopo che Toronto ha preso Barnes, ci speravo in Suggs alla 6. E invece no, Suggs doveva essere scelto. Comunque, Kuminga, giocatore, come dice giustamente Lucky, apertura alare esagerata, fisicamente tanta roba, ed è esattamente nel posto che serviva, nel ruolo che serviva, ai Golden State Warriors. L'altro giocatore che hanno preso i Golden State Warriors è Moses Moody, anche lui ala, atletica, e a questo punto non so effettivamente i Golden State Warriors che cosa possano o vogliano fare. Perché vi dico questo? Perché ha senso adesso impacchettare Moody, Kuminga, Wiggins per andare in cerca di un'altra superstar? Oppure speri che Kuminga sia un ottimo giocatore, Moody sia una sorpresa, Steph, Clay e Draymond Green come ossatura, sappiamo tutti che razza di squadra siano, cioè, e hai un minimo di futuro. Sondaggio, perché è giusto così. Sondaggio. Golden State Warriors. Che fanno? Trade per una superstar. Wig. Restano così. E altro? Ditelo in chat. Allora, sondaggio 10 minuti. Perché la situazione dei Golden State Warriors attualmente è questa qui. Hanno Stephen Curry a 45 milioni, Klay Thompson a 37, Wiggins a 31,5, anzi quasi 38 Klay Thompson, Wiggins a 31,5, Draymond Green a 24. Dopo hanno Wiseman a 9 milioni, hanno Kevon Looney a 5, Jordan Poole a 2, hanno Eric Pascal a 1,7, Juan Toscano-Anderson a 1,7 e sicuramente, dai, rifirmeranno il nostro Nico Mannion. In più aggiungete Jonathan Kuminga e Moody. Di fatto hanno una squadra tanto esperta e tanto inesperta, non hanno vie di mezzo. Ora devono capire loro cosa fare. Perché Stephen Curry, ricordiamolo, ha 33 anni, Klay Thompson ne ha 31, Draymond Green ne ha 31. Cosa possono fare al massimo? Attendere, secondo me non più di un altro anno. Grazie per il follow BSI WJXIW. Benvenuto, grazie. Secondo me il massimo che possono fare è attendere un altro anno per vedere lo sviluppo di questi giocatori. Quindi, le tre opzioni che ho messo sono: o tre impacchettano Wiggins, uno tra Wiseman e Kuminga, non è detto tutti, magari Wiggins, uno tra Wiseman e Kuminga, e Moody per una superstar. Quale superstar però? Bradley Beal serve secondo voi ai Warriors? Ben Simmons serve ai Warriors? Forse quello che servirebbe di più ai Warriors... Zion quest'anno rimane. Eh,
Allora, rileggo io. Da tifoso Warriors, secondo me, ripartire anche per gli anni successivi al ciclo Curry-Thompson-Green con tre prime scelte schifo non fa. Tradare per Bill ora, ad esempio, ha poco senso e rischi di perdere tutto per un Bill che magari il prossimo anno non rifirma. Allora, sono d'accordo. E in più ti aggiungo questa cosa. Il fatto che attualmente in NBA ci siano Lakers e Nets, soprattutto Wiggins e Moody più due scelte per Simmons. Non lo so. Simmons continua a non vedere, cioè, non lo so. Fila, a parte che Fila chiede troppo, però poi ci ragioniamo. Secondo me, grazie Dominio Canadese per il follow, secondo me, allora, se Golden State riuscisse a tradare Wiggins per un paio di giocatori di rotazione solidi fin da subito, avrebbe fatto jackpot già da quest'anno. Però, sai, vedere Westbrook che va ai Lakers lì ad ovest un pochettino ti fa tirare i remi in barca. Perché rischi, prendendo Bill e sacrificando il futuro, veramente di non vincere una fava perché c'hai i Lakers e di aver sacrificato sostanzialmente i prossimi 10 anni di franchigia in sto modo. Se i Golden State Warriors riuscissero ad avere un po' di pazienza per un paio d'anni, quindi far crescere Kuminga, Wiseman e Moody, mantenere ovviamente Curry, magari rifirmare Thompson a meno e Draymond Green a meno, ovviamente lasciare andare Wiggins, allora potrebbero con Stephen Curry 35 anni, Klay Thompson e Draymond Green 33, provare allora lì a portare qualcuno. Secondo me questo movimento di Westbrook, e badate bene che non sarà l'ultimo perché i Lakers prenderanno Carmelo e si circonderanno di veterani o di 3&D, rischiano veramente di andare all-in i Golden State Warriors nel momento sbagliato. Curry ha comunque dimostrato negli ultimi anni di non avere più, cioè di essere solido fisicamente, nel senso si è rotto la mano perché Aaron Baines ci è salito sopra con 120 kg. L'anno scorso ha giocato tutta la stagione, nonostante un infortunio al coccige. Secondo me a 35 anni un giocatore come Steph è ancora in grado di fare la differenza. Se hanno un minimo di pazienza i Golden State Warriors di tenere questa ossatura e far crescere Kuminga, Wiseman e Moody, potrebbero tornare a essere contender affidabilissimi per il titolo quando saranno in scadenza LeBron e Westbrook da un lato, e saranno già quando sono scadono LeBron e Westbrook ai Lakers e scadono tutti e tre insieme Irving, Harden, Durant ai Nets. Questo potrebbe essere una chiave di lettura per i prossimi anni dei Warriors. Cosa dite? Sto per dire una cosa molto antisentimentalista: se Klay non dovesse tornare ai livelli di prima, o se non riuscissero a costruire una squadra buona attorno al trio, non potrebbe valere la pena di cercare una trade per Curry? Aspettiamo di vedere Klay. Sono fiducioso su Klay. Non voglio... Secondo me Curry rimane lì a vita. È già pronto il contratto, il rinnovo contrattuale da 50 milioni. Rimane lì. Si è rotto il culo, è caduto su uno scalino, sì, mi ricordo. Mi devi un cuore. Secondo me se Golden State avesse voluto tradare per un big l'avrebbe fatto con le scelte, ora quello che ha se lo tiene. Questo ci sta. Mannion no, è già cresciuto, esperienza di fama mondiale dopo le Olimpiadi. Infatti, il fatto che Mannion stia facendo così bene alle Olimpiadi, insomma, di fatto diventerebbe il playmaker di riserva dei Golden State Warriors dell'anno prossimo. Ti dico la mia, ora come ora, viste le due prese interessanti, non scambierei. L'importante è dare via Wiggins. Ok, però Wiggins non se la colla nessuno. Non se la colla nessuno, perché è un contratto pesante e lungo, non in scadenza.
Ehi Franz, onestamente io proverei prima Kuminga, scambierei a metà stagione, magari Kuminga può già partire in quintetto come small forward al posto di Wiggins e prendi gente dalla panca. Steph, Clay, Jonathan, Green, James non fa schifo. Non fa assolutamente schifo. Bisogna sempre capire giocatori come Kuminga, Moody e Wiseman, che ha saltato gran parte della scorsa stagione, come giocano all'interno del sistema di Kerr, che non è semplice. Sistema Warriors è tutt'altro che semplice, c'è bisogno di essere svegli, di avere letture continue. Kuminga e Wiseman hanno un potenziale incredibile, concordo. Volo a San Francisco e mi leggo al Chase Center se mi tradano Curry e Clay. Impossibile. Lo prendo io ai Knicks, Wiggins, tanto non perderemo nessuno, quindi mi accontento. Wiggins ai Knicks, insieme a Schroeder, via. Mi sembrava Lillard nel clutch contro l'Australia. Chi, Mannion? Sì, vabbè, insomma, diciamo che gli ultimi due canestri di Mannion glieli hanno lasciati fare. Secondo me una delle due scelte vola, uno tra Moody e Kuminga? Non lo so. Solo quella no. Se, secondo me, Wiggins-Kuminga potrebbe avere appeal per un Siakam, secondo me, Wiggins più Kuminga potresti anche cavartela allo stato attuale delle cose. Ehi Franz, onestamente non prenderei Siakam. Non lo so, secondo me è un giocatore che ai Warriors può far benissimo Siakam. Difesa... Vabbè, Ubre è già uscito dal cazzo, è free agent Ubre, se n'è già andato, si è già lamentato di Steve Kerr, Kelly Ubre, che si lamenta di Steve Kerr, molto bene. Wiggins a Dallas lo vedi possibile? No, non credo che Dallas voglia pigliarsi una palla al piede come Wiggins. Qual è il miglior progetto che vedi per Zion? Una squadra che corre e credo che ai Pelicans l'abbiano finalmente capito. Intanto ringrazio MC8 per il follow e pare che abbia vinto, restano così il sondaggio. Manca ancora poco, ma... Chi è che ha scritto altro? Qualcuno di cui ho letto il parere? Comunque, per voi i Golden State Warriors devono restare così e ci sta ampiamente perché, insomma, io non credevo che Kuminga potesse arrivare fino alla scelta numero 7, però... Insomma, c'è arrivato e adesso aspettiamo. Ho sentito di Conley a Dallas, che ne pensi? Sì, allora, secondo me Conley... Ciao MC8. Io non avrei preso Russell ai Lakers. Lo so, però ribadisco per quello che hanno sacrificato, sinceramente. Per quello che hanno sacrificato, non potevi non prenderlo, eh. Non potevi non prenderlo. Alla fine Kuzma, KCP e Harrell fuori. Allora, Harden MVP prossima stagione? No, penso di no. Doncic MVP prossima stagione. Allora, su Conley a Dallas. Allora, io credo che Conley alla fine rimarrà a Utah per un po' come ha fatto Millsap con Denver. Esce da uno dei contratti più pesanti della sua, cioè della storia, 34 milioni mi pare. Secondo me rifirma per Utah 1 più 1 a 10-15 milioni. Ricordiamoci che Conley è stato All-Star quest'anno, alla veneranda età di 34 anni. Secondo me deve troppo a Utah per non rifirmare con Utah. Una squadra che corre perché fa un paio d'anni Zion non corre più. No, ritornando a Zion, ai Pelicans hanno capito che Zion ha bisogno di una squadra che corre. E occhio, perché non è da escludere invece che Lauri e DeRozan possano andare ai Pelicans, per esempio. I Pelicans hanno detto che non pareggeranno le offerte per Lonzo, a meno che le offerte non siano bassissime. Non pareggeranno le offerte per Lonzo. E che vorrebbero offrire un biennale a Lauri da anche 20-25 milioni a stagione. Quindi Lauri, DeRozan, Ingram, Zion e Zion da 5, Ingram da 4. Insomma, si potrebbe anche stare. Quindi
Io adesso do per scontato che Lauri e DeRozan, che Lauri e DeRozan vadano insieme, ma insomma. E Valanciunas, ma Valanciunas non so se rimarrà, se rimarrà ai Pelicans. Secondo me verrà rigirato altrove. Che senso ha Westbrook? Ha senso se in cambio dai solo Kuzma, KCP, RL. In quel caso sì. Vedi chi merita di essere mod aiuto anche senza il titolo. Mi stai convincendo. Io prenderei Lonzo. In che squadra? Ah, Miami. Sì. Miami con Lonzo, sì. Il problema è che adesso Miami ha veramente poche prospettive. Ha poche prospettive. Miami si butterà sulla free agency dell'anno prossimo. Quando sulla carta scadono praticamente tutti, è che l'85% di questi tutti hanno la player option. Grazie a Hurto per il follow. Di Rose torna ai Bulls? Probabile, anche se secondo me alla fine resterà con Thibodeau ai Knicks. Di Rose gioca con Thibodeau, gioca da All-Star. Chi glielo fa fare? Sarebbero scemi i Knicks a non rinnovarlo dopo la stagione che ha avuto da sesto uomo. Grazie Andrx per il follow, benvenuto. Avrei preso Rubio piuttosto che Westbrook. Ho capito, ma non è amico di quegli altri due. Ormai, cioè, sai che tutte le trade sono regolate da amicizie, quindi. Se ricreano il trio Jonas Valanciunas, DeRozan, Lowry, potrei mettermi a piangere. È vero, cazzo. È vero. Wigo Doncic, ci perdiamo per quel grassone che pesa il doppio di me, che sono un bue. Ah, Wigo per Doncic, sì. Occhio a Doncic che vince la medaglia d'oro olimpica. Allora, cosa ne pensi di Russell? Di Russell Westbrook, dici? Ma ne abbiamo parlato all'inizio della live. Ribadisco, Westbrook non potevi non prenderlo in cambio solo di RL, KCP e Kuzma. E vabbè, la scelta 22. Saresti stato un folle a non prenderlo. Cioè, sono stati folli gli Washington Wizards, che secondo me potevano guadagnarci molto di più tradandolo altrove. Fit in campo come spaziature? Boh, tutto da vedere. Russell Westbrook difenderà? Secondo me sì. Come Harden ai Nets, la testa farà tutto. Servirà Westbrook ai Lakers in regular season? Secondo me sicuramente sì. Non lo so, Manu, grazie per il Prime, 2 mesi assieme, with the buzzer beater, bentornato. Allora, la tendenza ormai sarà sempre più quella di formare trio di giocatori, un po' ovunque. E non bastano più due, bisogna averne tre. E questo vuol dire che il talento non è infinito e che ci troveremo ad avere poche squadre, di altissimissimo livello, una regular season probabilmente meno competitiva, ma dei playoff sempre più avvincenti, perché alla fine sarà così, secondo me. L'ho già detto di Westbrook ai Lakers, caro Yurto, ovvero che secondo me regular season servirà soprattutto per far riposare quello vecchietto col 23, che non è più 23 perché avrà il 6. Quindi in regular season Westbrook farà una discreta differenza per i Lakers, perché LeBron può benissimo rifiatare tranquillamente a differenza degli ultimi anni. Ai playoff, diciamo, boh, al momento i Lakers non hanno tiratori, ma non dubito arriveranno. Io sono rimasto sorpreso da Suggs non a Toronto ma Orlando. Kuminga, potenziale steal of the draft, sembra fortissimo. Sì, ribadisco, Kuminga doveva essere una top 5, mentre Suggs teoricamente doveva averlo scelto Toronto, in realtà ha preso Barnes. Orlando ha preso Suggs e aveva già Cole Anthony. A questo punto Orlando, uno dei due, cioè presumo Cole Anthony,
Non lo so, magari se li tiene entrambi, gioca col doppio playmaker. Chi tira da tre i Lakers l'anno prossimo? LeBron. LeBron spot up shooter. Mi permetti? Certo, la vera. Non ho capito cosa, ma ti permetto. Con Westbrook LeBron dovrebbe gestire meno possessi, secondo me è questo l'importante. Sì, si riposa. Si riposa. Ragazzi, tanto l'anno prossimo selezionano me al draft e vinco l'anello. Quando avrò il Finals MVP in mano e Silver mi chiederà il discorso, dirò Franz, this is for you and per la chat. E via. Giocheranno tutti e tre insieme? Sicuramente sì. Sicuramente sì. Ma ci saranno grandi momenti, grossi momenti di partita in cui giocheranno solo Westbrook e Davis, solo Davis e LeBron, secondo me già meno Westbrook e LeBron. E quindi vediamo. Riguardo a Russ Lakers, continuo a non capire perché i Wizards abbiano aggiunto le due scelte. Westbrook ha così poco trade value. Non lo so, cioè Washington sinceramente veramente poteva guadagnarci molto di più. A maggior ragione dopo la stagione che ha fatto Westbrook, cioè Westbrook ha viaggiato a 20, 11 e 5, 11 e 5. Cioè, statisticamente, poi che sia solo statistica. C'è anche Fultz rinnovato a circa 15 milioni annui, sì, bisogna vedere se rientra per l'anno prossimo, perché sicuramente sarà assente a inizio stagione, e poi vedremo. LeBron e Gasol in carrozzina dall'arco, sì. LeBron, basta che Dre gli dà una ditata negli occhi e stanno a cavallo da tre. Dimmi, donna. Volevo aggiornarti, ma non mi dai soddisfazione. No, dai, tra un po' chiudo la live e mi aggiorni. C'è donna che sta seguendo le Olimpiadi per me, praticamente mi aggiorna. Ogni tanto entra in camera. Ti devo aggiornare. No, ti mando anche la foto dal parrucchiere, ti mando. Ah, vabbè, che donna. Medaglie, che cioè, donna. Non so. Ubre infortunato per l'ultima parte di stagione, Wiseman infortunato, lui ha fatto la miglior stagione in attacco e soprattutto in difesa, annichilendo quasi sempre il migliore esterno avversario. Ha piazzato un paio di quarantelli, ha tirato con ottime percentuali. Ah, dici Wiggins? Sì, ma il problema di Wiggins non è Wiggins, il problema è il suo contratto, Filippo. Wiggins non ha fatto male nel finale di stagione, però se prendi 31 milioni e mezzo... E non puoi essere il quarto violino di una squadra. L'anno prossimo vinco l'anello e quando Silver mi chiederà il discorso di Roma, serve il gioco, sei un idiota. È sempre così da quanti anni? Nelle squadre di James la gente viene regalata, dai su. Ecco, qua c'è la vena polemica. Vena polemica. Si è rotto a dicembre, 9-10 mesi era la prognosi, quindi a novembre torna andando larghi. Ma tanto si rifà male a dicembre, salta 9-10 mesi e torna a novembre 2022, poi si rifà male a dicembre. Non vorrei portare sfiga al buon Markel Fultz, che tra l'altro vi avevo consigliato ad Ankest a inizio dell'anno prossimo. Però mi sembra tanto fragile. E dovrebbe rientrare anche Coso. Jonathan Isaac, ragazzi. Dopo due anni di calvario rientra anche Jonathan Isaac. Allora, Franz, tutti parlano di Lillard, ma se scambiassero CJ e Nurkic, per prendere chi però, Manu? Per prendere chi? Bill? Non lo so. Chi prendono con CJ e Nurkic? Oddio, se Washington ha dato Russell Westbrook per KCP, Kuzma... E Harrell, voglio dire, ci sta a cedere Bill per CJ McCollum e Nurkic, cioè, da un punto di vista di Washington. Però non credo. Grazie per il Prime, Lucky. Due mesi assieme anche con te. Grazie per la fiducia. Il problema di Wiggins è la continuità. Discontinuità o continuità. Dipende, fa un mese da 25-5-5 con 50-40-90 e mesi da 14-1-1 con 35-30-50. Vabbè. Però è facile fare 25-5-5 quando sei la prima opzione offensiva a Minnesota. Grazie al K. Isaac ha ricevuto la benedizione del Papa, non ne salterà più una. Lo spero per lui, perché oggettivamente Isaac potrebbe essere stato... Cioè, sulla carta era un Kuminga come prospettive già più pronto da subito. Il problema dei Blazers è che seppure scambiano CJ e Nurkic per una star, poi devono giocare in due. Diciamo che Portland ha pochi margini allo stato attuale per essere competitiva. Infatti per me Lillard
Bravia. The Truth come il video di ieri del Franz che invita tutti a guardare. Ah, ok, Paul Pierce. Sì, è uscito il video su Paul Pierce. Ho schedulato quello su Chris Webber. C'è un sondaggio intanto, eh. C'è un sondaggio. Se fossi in Mosley, cosa faresti? In Mosley? Ah, giusto, il nuovo allenatore, sì, degli Orlando Magic. Punteresti su Cole Anthony o Jalen Suggs? Quindi un bellissimo sondaggio sugli Orlando Magic, che sono la squadra che al momento tira meno di chiunque altro. Però ci sta, ci sta. Votate, votate. Webber prima di rompersi il ginocchio era tanta roba. Eh sì. Opzione vendo la franchigia. No, non c'è. Ted Mosley, no. Hanno anche Isaac Bamba, vende il Carter Jr. Sì, Terrence Ross, Chuma Okiki. Insomma, sono una squadra interessante, troppo giovane probabilmente, ma interessante. E secondo me Terrence Ross andrà via. Ecco, fossi negli Orlando Magic, tipo darei Terrence Ross a Golden State per Wiggins. Ecco. Chuma Okiki da Phoenix, franchigia in crescita piena di giovani ambiziosi, a Golden State, realtà già affermata con le sue gerarchie, è stato un cambiamento notevole, mi ci è voluto un po' di tempo per abituarmici e per conoscere meglio i miei compagni. Essere obbligato a dover vincere, no, essere obbligato a dover affrettare un po' questo processo di conoscenza reciproca, perché nella NBA devi sempre dimostrare il tuo valore a ogni momento, ha reso un po' inorganico il mio inserimento, ma credo di aver dimostrato le mie doti da leader. Chi è? Ubre? Chi è Ubre? Attenzione, The Utah Jazz. Ok, allora c'è un'ufficialità, ragazzi. Gli Utah Jazz hanno ceduto Derek Favors e una prima scelta futura a Oklahoma City per... una scelta al secondo turno. Ah, solamente per creare flessibilità finanziaria. Mentre i Thunder hanno preso un'altra prima scelta. Cioè, gli Utah Jazz perché dovrebbero... Perché una prima scelta a Derek... Ah, vabbè, perché sennò Derek Favors non se lo pigliava nessuno. Cioè, boh. Utah manda Favors e una first round pick a OKC per una second round per fare spazio. Ho capito. Siamo vicini all'introduzione di una presti rule. Sì, anche secondo me. Sento come se durante l'ultimo anno si sia voluto confinarmi dentro una gabbia, fissarmi dei perimetri entro i quali potevo esprimermi, mentre io, per come sono fatto, sia come persona che come giocatore, non posso avere limiti. Lo voglio ai Knicks ora. Sì, cos'è? Dennis Rodman. Intanto la maggior parte di voi punterebbe su Jalen Suggs. Allora, non credo sia per rifirmare Conley, perché, oddio, Conley non credo che rifirmi alle stesse cifre, cioè 34 milioni, firmerà a 15, 20, top 20, ma tirato 15. Chi potrebbe firmare aiuta? Kawhi. Allora, gli Utah Jazz volevano anche tradare Bogdanovic e Joe Ingles, oltre a Derek Favors. Però, cazzo, cioè, veramente... Si vede che hanno già gli accordi con qualcuno, eh. Utah firma Chris Paul. E quindi Conley va... Conley, grazie, Vache 90DX per la sub. Grazie mille per la sub, benvenuto, grazie per la fiducia. Dopotutto come... no, ok, si parlava di Ubre. Conley, Mitchell, DeRozan, Gobert. No, DeRozan non credo. O firmano Lauri... No, ma DeRozan... Cioè, dopo sarebbero troppo piccoli. Cioè, Lauri, Mitchell e DeRozan... Insomma... Chris Paul per Conley più Bogdanovic. Boh, Chris Paul aiuta.
Però se fanno questo tipo di movimento vuol dire che hanno già una trade pronta. Se fanno questo tipo di movimento vuol dire che hanno già una trade pronta, ragazzi. Quindi occhio agli Utah Jazz. Occhio, grazie, mamma mia. Addirittura un abbonamento regalato da Vache90DX a Elio95. Grazie mille, troppo gentile, troppo gentile. Visto che anche stasera non potrò esserci, vorrei congratularmi con i miei Orlando Magic, che si conferma squadra da playoff che non raggiunge mai i playoff. Simo, tranquillo, vincerò anche per te. This is for you, Simo, this is for you. La mia vittoria alla Lega Sub di stasera is for you. Comunque grazie veramente per l'abbonamento regalato. Allora, mentre Oklahoma City prende un'altra prima scelta, gli Utah Jazz liberano spazio salariale. Vediamo se Sportrack ha già aggiornato. Non credo, sarebbe stupefacente. Allora, gli Utah Jazz hanno Rudy Gobert a 35 milioni e mezzo, Donovan Mitchell a 28,1, poi hanno Bojan Bogdanovic e Joe Ingles a 18,7 e 13 milioni, poi hanno Clarkson a 12, hanno liberato 9 milioni e 7 di mid-level exception, quindi hanno la mid-level exception libera di Derek Favors, hanno Royce O'Neal a 8,8 e Udoka Azubuike a 2. Quindi hanno la mid-level exception da 9 milioni e se mettono, se inseriscono in trade Bojan Bogdanovic e Joe Ingles, a chi potrebbero arrivare? A chi potrebbero arrivare oggettivamente? Simmons no, perché ragazzi sarebbe follia Simmons e Gobert. Certo, avresti il miglior difensore e il secondo miglior difensore dell'NBA, ma voglio dire... Rodney Hood, Bill. Quindi Bojan Bogdanovic, Joe Ingles per Bradley Bill. Poi rifirmi Mike Conley a cifre inferiori. Quindi hai Conley, Mitchell, Bill, grazie per i beat, per a Golden State per Wiggins, Moody. Cazzo, questa liberazione di spazio salariale da parte dei Jazz mi ha sorpreso. Andiamo a vedere se Chi c'è? Attenzione, è uscito Djokovic. Ha perso con Zverev. Ammazza. Lillard ai Jazz. Allora, chi c'è sul mercato? Beh, vabbè, Golden State con Ingles e Bogdanovic sono da titolo quoto. Chi c'è sul mercato? Facciamo il punto. Damian Lillard non è sul mercato, ma è come se lo fosse. Pascal Siakam, Bradley Beal non è sul mercato, o meglio, ha detto che vuole rimanere, ma... McCallum... Sì, però, vabbè. Ben Simmons, però con Rudy Gobert, addio spaziature. Che altri giocatori ci sono? Qualcuno di Indiana? Però Indiana non ha giocatori oggettivamente. Vabbè, Wiggins, bravo Wiggins. Chris Paul ha detto qualche giorno, ieri, che rifirma coi Suns. Quindi, o comunque che rimane ai Suns. Staremo a vedere. Lillard ha detto che vuole rimanere, ma vuole certezze. Quindi essendoci il mercato durante la stagione, Lillard può vedere che non gira e chiedere trade. Cioè abbiamo fatto una batteria da paura. Una batteria da paura, da pentole. Sì, nei misti, staffetta mista maschile. Siamo arrivati primi nella batteria. E il tuo preferito è stato il più scarso. Va bene, ciao. È uscito Djokovic. Ciao. Lo so, l'ho già visto, ma non l'ho detto perché sapevo che quello lo guardi. Certo.
mi aggiorna sugli sport del cacchio. Cosa? Dressage, cavalli che ballano, com'è andata? Te l'ho detto che dovevi guardarli, non li Eh guardarli. Sì, perché io non vedo l'ora di guardare i cavalli che ballano. Ma li ho seguiti, so che ti piaceva tanto come disciplina, Mamma te l'ho lasciata, ti ho mandato anche quando iniziava. Sì, cavalli che ballano. No, ragazzi, no, è uscito con Zverev. Allora, Chris Paul vuole rimanere ai Suns, i quali lo vogliono, ma non gli vogliono dare i 100 milioni in 3 anni. Vabbè, bella bella. Allora, a quanto dicono su Utah Jazz è tutto fatto solo per evitare la luxury. Ho capito la luxury, però cioè qualcuno vorranno prendere. Bisognerebbe fare i calcoli, ma non credo che siano in luxury liberando i 9 milioni e 7 di favors. No, Schroeder aiuta. Ingles e Bogdanovic per Brogdon e TJ Warren. No, ci perderebbero. Ci perderebbero. Ingles e Bogdanovic sono due giocatori super intelligenti. Cioè, Brogdon, TJ Warren, no. John Collins, esatto. C'è cioè John Collins, free agent. Magari John Collins vogliono tirar dentro. Cacchio. John Collins, ah è vero, però Atlanta ha esteso la qualifying offer, quindi se fanno un'offer è restricted free agent, quindi Atlanta può pareggiare. Può pareggiare. Lonzo aiuta in sign and trade? No, perché mai? È free agent Lonzo. Anche senza sign and trade. Non lo so. Comunque hanno la mid-level exception da 9 milioni e 7 libera. Quindi qualcuno possono anche provare a firmarlo di interessante. Bella quanto vuoi la trade di Russ, ma fatta sta che i Lakers continuano a non avere tiratori. Dagli tempo, Fillo, quelli arrivano. Veterani, tiratori, ma arrivano. Ho letto un articolo in cui parlavano di un'alta richiesta di Rose a Utah. Gli indizi portano dal Bangla. Idiota. Comunque mi hanno passato il quintetto di OKC per l'anno prossimo. PG io, Small Guard Emil, Small Forward Padre Franz, il reverendo PF Region Rondo, centro il maestro Tom. Si può fare. Lonzo farebbe comodo tipo a chiunque, sono d'accordo. Charlotte che fa? Charlotte ha preso Mason Plumlee. Così. Mason Plumlee. Così dal nulla. C'è Kemba anche, è vero? C'è Kemba Walker. Vabbè, non credo vada a Utah. Comunque c'è Kemba Walker, sicuramente va via da Oklahoma City. I Chicago? Boh. Vediamo, magari Lavin potrebbe esserci anche sul mercato. C'è Dinwiddie che deve firmare da qualche parte. Ragazzi, ci sono ancora tanti movimenti possibili che possono succedere. Ci sono tanti movimenti, ma non è più tempo di parlare. Perché? Perché sono le 2:20 e devo tornare a Laura. A Laura. Allora ragazzi, è stata una live intensa, abbiamo parlato parecchio, tante sub, vi ringrazio veramente tanto, è uscito su YouTube prima di venire live il video commento sulla trade Russell Westbrook, sul draft e due parole anche su Rubio e Cavs. Questa sera ragazzi c'è la Lega Sabo, ore 21:30 qui su Twitch, ci sono le semifinali, la finale, le semifinali di conference. Sì, però la Vin poi è in scadenza e non hai i soldi tu Golden State per rinnovarlo, quindi che fai? Sacrifichi Moody per prendere la Vin e perderlo poi a fine stagione? Boh. Siamo arrivati almeno a più di 50 sub. Non lo so, sai. Non lo so, dovrei vedere. Allora ragazzi, vi ringrazio per la compagnia anche oggi in pausa pranzo. Domani ragazzi dopo pranzo io parto e vado in ferie, sto cercando di pianificare tutti i video da rilasciare durante queste 2 settimane di ferie, cercherò comunque di fare qualche live magari dal mare e se ho il wifi e tutti gli strumenti per poterlo fare, altrimenti salta. E questa sera ore 21:30 Lega Sub qui per vedere chi si aggiudica la canotta a sua scelta. Ricordo che il giveaway, il premio per il vincitore della Lega Sub è una canotta NBA a scelta del vincitore. Ragazzi,
Abbiamo detto tutto, abbiamo fatto tutto. Questa live vediamo se la ripubblicherò domani su YouTube. Basta. Ah, esatto, abbiamo saltato a pie pari la trade di Shamet ai Suns, è vero. Landry Shamet è andato ai Phoenix Suns al posto di in cambio di Yevon Carter. Quindi non lo so, non ne ho capito il senso, se non che va un grande tiratore ai Suns e un buon difensore ai Nets. Forse il senso era semplicemente quello. Ok. Giovani, meno giovani, facciamo un raidino. Chi c'è live? Chi c'è live? Chi c'è live? Alex Dandy, ma sì, dai, andiamo da Alex Dandy. Raid Alex Dandy MMA. Si scrive così. Vediamo Alex Dandy. Sì. Via. Vai, salite sul raid. Andiamo numerosi, dai, siete ancora in una sessantina, salite sul ride, entriamo e andiamo da Alex Dandy. Giovani, noi ci vediamo questa sera, grazie come sempre a tutti e buona giornata, ultima giornata di lavoro, anzi ultima mezza giornata di lavoro e poi si va in ferie. Ciao! Puoi farlo Enrico Silvestrin. Too late.